Buonasera. Questa è edizione straordinaria del TG2 per una drammatica notizia. Un terremoto, un altro terremoto, ha sconvolto poche ore fa, poco dopo le 19.30 per l'esattezza, una vasta zona dell'Italia meridionale, in particolare della Basilicata. Domenica 23 novembre 1980, ore 19.35 circa. La Campania e la Basilicata vengono colpite da un disastroso evento sismico. Molte zone dell'Alta Irpinia e del Salernitano sono rase al suolo. In tutta la Campania e la Basilicata si contano migliaia di morti, sfollati ed interi paesi distrutti. Giffoni Valepiana resta isolata per molti giorni. I danni sono molteplici, i centri storici del paese ed anche le nuove costruzioni subiscono seri danni. Per fortuna, al momento del sisma non si registrano morti. Un decesso di una donna per infarto, forse causato dallo shock delle immagini della distruzione, si verificò una settimana dopo il terremoto. Sono 7 i feriti in modo non grave, la gente si riversa per le strade. Vecchi, bambini, ammalati, costretti a dormire in aperta campagna, ai margini dei fiumi, in pullman, nelle auto, nei camion. Diversi accampamenti con teloni e baracche vengono montati dalla gente. L'80% delle case ha subito seri danni. L'atrio e la parte superiore della casa comunale sono crollate. Si allertano gli amministratori comunali con in testa il sindaco Generoso D'Alessio ed i componenti del consiglio comunale. Anche le forze dell'ordine fecero la loro parte ed è proprio il capo dei caschi bianchi di allora, il tenente Ugo Cerino, a raccontarci quei tragici momenti. Siamo stati i vigili e l'allora sindaco Generoso D'Alessio ad arrivare i primi sul comune. Siamo stati sempre pronti per ogni evenienza. Siamo stati, insomma, giornate intere per vedere un poco tutte le frazioni, sì. Come quello che era successo. Le esigenze maggiori quali erano, che esatto. Per andare incontro alla popolazione. Alla popolazione, esatto. Si doveva provvedere a dare subito, insomma, tutte queste cose, mettere a posto i bar, insomma, i panifici. Ecco, noi abbiamo dato... Ho dato ordine affinché non mancasse il pane, non mancasse... Ma anche a livello di viabilità, molte strade furono transennate a Giffoni, anche qua la piazza. Sì, furono transennate per eventuali pericoli e cose, sì. Mattia Carpinelli ha avvicinato Vincenzo D'Elia, che 31 anni fa fu impegnato a dare aiuto agli sfollati nelle zone maggiormente colpite dal terremoto. Dopo quanti giorni è tornato a Giffoni e che cosa ha trovato? Allora, dopo circa 5-6 giorni e ho trovato praticamente la mia famiglia accampata presso, diciamo, la casa paterna. E, diciamo che stavano in una situazione abbastanza tranquilla, comunque per quanto poteva essere tranquilla in quel... In quel tempo e con il terremoto che continuamente si faceva sentire. Il cinema moderno, che era gestito dal festival, diventa il punto di riferimento per l'assistenza alla gente del posto. Si realizzano servizi telefonici per gli immigrati e tante altre iniziative per aiutare la popolazione. Claudio Cubitosi veste i panni di giornalista e realizza servizi per il radiogiornale nazionale della RAI. La conseguenza del sisma del 1980 ancora oggi si fa sentire, perché alcuni paesi si sono spopolati del tutto e perché la ricostruzione non è stata del tutto completata. A Giffoni Vallepiana, per fortuna, i segni del terremoto sono stati tutti quanti cancellati. Il comune ha speso tutti i fondi assegnati per la ricostruzione. Su 737 richieste pervenute all'ufficio tecnico negli anni sono stati distribuiti 340 contributi ed erogati 30 milioni di euro. In località Feltrinelli, dove nell'immediatezza del sisma fu montata una baraccopoli, il comune ha costruito 2 palazzine con 21 alloggi, sfruttando i finanziamenti governativi per l'edilizia economica e popolare.